Benvenuti amici di Music Style. Avete visto delle bellissime immagini delle opere di questo giovane talento, Marianna D'Aulerio. Una giovane artista che si affaccia nel mondo dell'arte coltivando la passione per la pittura. Allora, Marianna, puoi spiegarci quando è nata la tua passione per la pittura? Allora, una domanda penso abbastanza, tra virgolette, complessa, possiamo dire, no? È nata da diversi anni. Ero una bambina quando comunque già mi avvicinavo al mondo dell'arte. Adoravo tutto ciò che era materico, tutto ciò che era colore, e quindi mi piaceva pasticciare, fare diverse comunque cose. Crescendo ho sempre più approfondito questo mondo, che per me era un mondo totalmente libero, totalmente aperto. E, sono andata avanti coltivando questa passione anche nei miei studi e provando a buttarmi proprio nel campo, comunque a 360 gradi. Quindi quali sono le tue importanti, le più importanti esperienze che hai fatto in questo campo? Allora, di esperienze posso dire che non ho un bagaglio grandissimo di esperienze, però nel mio piccolo qualcosina ho fatto. Parecchie mostre, insomma, abbiamo visto. Allora, ho iniziato con delle esposizioni, con delle collettive fatte da quando ero all'università. E poi ho fatto delle esposizioni proprio qui a Vasto, sia nel Palazzo d'Avalos che nella Sala Mattioli. Oltre che esporre comunque in vari locali comunque della città e del territorio, sì, la spesa intorno. Ma la curiosità che mi sorge è quella: quando è che trovi l'ispirazione? Allora, l'ispirazione, ecco, queste domande sono un po' particolari, però oddio, io se dico che dipingo molto spesso di notte, ci crede qualcuno? Allora, mi capita spesso. Io scrivo molto spesso di notte. Mi capita spesso perché comunque durante la giornata lavoro, quindi comunque la sera mi butto in pieno nel campo. È anche un momento di relax, diciamo. È anche un momento di relax, di sfogo, sì. Sì, assolutamente sì. E un'altra piccola curiosità che sicuramente gli amici a casa vorranno sapere. Al momento dell'ultima pennellata, che cosa provi? Una volta che è finito questo quadro, quest'opera. Eccola, questa è la clou, la ciliegina sulla torta. Vai, diccelo. Non posso svelare tutti i miei segreti, però dipende, perché ci sono dei quadri che una volta ultimati mi suscitano delle emozioni abbastanza intime, abbastanza particolari. Non sto qui e a rivelarle. Quindi rimanere così. Eh sì. Non posso dire, svelare tutto di me. Ma intanto ci puoi dire dove possono trovare le tue opere? Sì, allora, le mie opere, io sono in continuo movimento, possiamo dire. Quindi si possono trovare, oltre che in vari locali nel paese, appunto, e nei dintorni, sul mio profilo Facebook ci sono alcune foto che comunque mi rappresentano. Qual è il tuo stile di pittura? Allora, il mio stile di pittura... sono in continuo aggiornamento di me stessa, se si può dire. Mi piace sperimentare, mi piace guardare, comunque affacciarmi e fare sempre nuove esperienze nel campo pittorico, comunque. In particolar modo, diciamo che prediligo, si può dire? Cioè. Prediligo praticamente tutto ciò che riguarda il contemporaneo, comunque l'astratto. Sono abbastanza spontanea, quindi ciò che mi viene, ciò che ho in mente in quel momento, quello che sento, comunque butto giù. Te la senti di dare un consiglio ai nostri amici che vogliono iniziare a dipingere? Allora, io posso dire che questo è un mondo per me bellissimo, cioè affascinante, e per tutti coloro che vogliono iniziare, devono iniziare, perché ti tira fuori tanto, ti porta a conoscenza di tantissime situazioni, di tantissime esperienze, ti fa capire tante cose che a mio avviso non potresti conoscere o capire facendo altro, non lo so. Io sono un po' ignorante nella pittura, però vorrei sapere. Voglio iniziare a dipingere domani. Con quale tecnica devo iniziare? Acquerelli, olio, cera? No, vabbè, iniziare con l'olio. L'olio sicuramente è una delle tecniche forse più complesse che c'è, però è una anche delle tra Quindi le più belle. La più facile? La più semplice certamente può essere la matita, no? Se si può dire così. La matita, che però è poi in modo anche relativo. Solitamente si inizia così, con la matita, con una penna, con un gessetto, comunque si butta giù un qualcosa, per poi andare avanti con
con un acrilico, con una tempera, perché già l'acquerello, che può sembrare molto semplice, è veramente complesso. Quindi te lo ricordi portarlo... il tuo primo strumento con cui hai iniziato? Allora, io ho iniziato... Matita o gesso? No, io ho iniziato con la matita. E non nego che mi divertivo tantissimo con il gessetto trovato a terra, quindi è una cosa che non dimenticherò mai, la pietra, il gesso, no? Che trovavo, dove la trovavo, via, la scarabocchiavo e buttavo giù linee, scritte. Ho iniziato così. Ringraziamo Mariana D'Aulerio e alla prossima. Ciao! Cos'è l'arte? Beh, ogni tentativo di definizione del concetto parte verso una prigionia dell'emozione. Nel suo significato più ampio comprende ogni attività umana ed è strettamente connessa al trasmettere emozioni. Di sicuro la pittura è un'antica forma d'arte, ma ora passiamo la palla al nostro Marco, che chiacchiererà con un gruppo di ragazzi che l'arte l'hanno assai modernizzata, i Black Theory. Benvenuti agli amici di Music Style, siamo qui oggi con un altro fantastico gruppo emergente del nostro territorio, i Black Theory. Black Theory. Black Theory! Oh, insomma, non fremavate dalla voglia di venire qui in trasmissione, benissimo, a me fa piacere, anche agli amici a casa. Allora, Giuseppe, Patrick e Fabio. Fabio. Giuseppe e Patrick. E mancano due pezzi. Mancano due pezzi? Sì. Che sono? Davide e Marcello. Davide e Marcello. Li salutiamo. Ciao Davide e Marcello. La prossima volta... Ci vogliamo bene. La prossima volta non venite, tanto sono loro. Sì, no, infatti, siamo noi. Allora, i Black Theory hanno iniziato la loro carriera nel 2009. Sono nati nel 2009. Il microfono non ci sta. Prendete un microfono, ragazzi. Come si sono formati i Black Theory? Allora, i Black Theory sono formati nel 2009 da, diciamo, passate esperienze musicali più o meno importanti di ogni membro della band. Si è formata anche perché comunque eravamo già amici al di fuori dell'ambito musicale e abbiamo deciso quindi di creare un nuovo progetto e di, diciamo, inserire tutte le nostre esperienze in un nuovo prodotto che è appunto quello dei Black Theory. Benissimo. Quindi comunque un gruppo di amici. Sì, principalmente un gruppo di amici che ha deciso di, diciamo, di realizzare questo progetto con tanta pazienza, tanto dispendio di energie, per finalmente riuscire magari anche a esprimere le proprie idee nell'ambito musicale. Anche voi vi siete distanziati dalla massa a fare musica un po' più particolare, la musica crossover, giusto? Sì. Voglio sentire Giuseppe. Sì. Perché è stata una decisione presa da tutti quanti, siccome veniamo tutti da esperienze diverse musicalmente parlando, abbiamo deciso di creare questo genere che mischia più generi e quindi è nato questo crossover. Contaminato. Un po' da tutti e cinque, perché veniamo tutti quanti da esperienze differenti. Benissimo. Che svariano dal metal, dal reggae. Allora io, pur facendo musica, sono un po' ignorantino, nel senso, ignorantello, diciamo. Io il crossover l'ho sentito poche volte, anzi quasi per niente. Sì. Sono un po' più pop melodico, come sapranno a casa. Voglio sentire uno dei vostri lavori, ne presentiamo due oggi. Allora, Patrick, lancia il primo videoclip che ci vuoi. Allora, il primo videoclip è Delete e appartiene, diciamo, all'inizio, agli albori del gruppo. È stato il primo singolo che abbiamo cacciato. Ma lui canta nel gruppo? Loro sono i cantanti. Io proporrei di far cantare lui. Vabbè, comunque dai, lancia. Sarebbe una guarda, veramente il mio sogno, no, veramente. Però non te lo consiglio. Vai, lanciamo il videoclip. Delete.
ragazzi, complimenti, questo video, veramente questo lavoro è veramente fantastico. Grazie. Complimenti davvero di cuore. So che questo lavoro è su Blank TV, una web television molto importante. Ce ne vuoi parlare, Patrick? Sì, diciamo che è un canale YouTube dove vi sono, è possibile fare davvero migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo. E comunque sono distribuiti anche video di gruppi sempre attinenti al nostro genere, famosi, come per esempio potrebbero essere i Limp Bizkit, T-Korn, eccetera, e quindi questo ci fa molto piacere. Benissimo. Anche perché ci aumenta molto la visibilità. E come siete entrati in questo canale? Semplicemente contattandoli, loro rispondono, diciamo, a tutte le richieste di gruppi emergenti oppure gruppi già famosi e già affermati nell'ambito musicale. Benissimo. Sempre alternativo. Giuseppe, chi è che compone tra di voi? Un po' tutti e tre. Un po' tutti e tre. Componiamo tutti e cinque. Non tutti e tre. Ognuno di noi mette qualcosa, sì, qualcosa di proprio in sala prove. Patrick, Davide e Marcello compongono la strumentale. Io e Fabio lavoriamo insieme per tentare di creare un una linea testo. Melodica, sì, insomma, è un sì, testo. Una linea melodica e il testo per la composizione funziona così. Lavoriamo tutti e cinque. Benissimo. State facendo un bellissimo tour in Italia e avete prospettive anche all'estero, vero Fabio? Sì, diciamo che è già un anno che stiamo girando l'Italia in lungo e largo, magari anche molte volte trovandoci in situazioni anche di festival, concorsi, ma più che altro suonando anche nei club, eccetera. Oltre l'Italia, in cui stiamo, diciamo, suonando in questo periodo, e infatti a breve ci sono anche altre date in giro, e stiamo, diciamo, lavorando per anche finalmente andare all'estero per far conoscere la nostra musica, dove purtroppo, diciamo, cioè non so se purtroppo o meglio come cosa, è più apprezzata, forse perché magari anche più conosciuta, non so. Comunque lavoriamo per primavera, diciamo, di riuscire a fare almeno qualche data all'estero. Benissimo, avete fatto un disco, un EP, volete pubblicizzarlo qua? Sì, allora, noi inizialmente abbiamo fatto una demo, dopo la demo c'è stato il disco vero, quello ufficioso. Che si chiama? Allora, il titolo è, diciamo, un po' complicato, comunque è Don't Throw Out The Window. Che significa? In poche parole, non buttarlo fuori dal finestrino. Questo perché? Devo dire, diciamo, che anche voi ci avete molta inventiva. Diciamo che nel nostro genere si tende ad essere molto seri, magari molta gente vede il nostro genere come arrabbiati, persone arrabbiate. Certo. Non è così. Ci piace scherzare e ironizzare, prima di tutto su noi stessi, ma anche con la musica che facciamo, che appunto in questo caso... Dice, siamo una band di a me piace seguire molto la musica del mio territorio, ma anche la musica italiana. Ho letto tempo fa che avete fatto, siete appena usciti su, se non sbaglio, su Vasto Web. C'era un articolo bellissimo. Vasto Web, anche molto un articolo molto particolare. Sì, sì. Perché ridete? Perché diciamo. Vabbè, dai, parlacene. Diciamo che inizialmente c'è stata, diciamo, si alzò questo polverone su avvistamento, diciamo così, un avvistamento non del terzo tipo degli alieni, ma di un supereroe per nel territorio, diciamo, della zona del Bassese, Salvanese, diciamo così. Questo supereroe si è poi svelato che in realtà era il protagonista del nostro ultimo video, che è uscito il 12 novembre, lo trovate anche su YouTube. Come si chiama? La canzone si chiama Under These Rags, ovvero Sotto Questi Stracci, e il supereroe su cui è incentrata la storia si chiama Chubby Man. Bene. Il Chubby Man. Usciranno dei gadget su questo supereroe? Stiamo valutando anche di fare dei gadget magari per tutti i bambini a Natale. No? Scherzo, però c'è, diciamo, c'è stato un lavoro dietro per creare questo personaggio e si spera in futuro magari sì di fare anche delle t-shirt o qualcosa. Benissimo. Però il supereroe esiste, i supereroi allora, esistono. Allora, salutiamo i nostri ragazzi con questo nuovo lavoro, però voglio che questo nuovo questo singolo che è uscito da pochi giorni lo lancia Patrick. E adesso Under These Rags. Oh yeah. Some so crazy. It's a sunset thing letter. Can you do it better? Now wanna talk with the people, wanna walk on the way. Wanna say, don't look to the orders, they have it through the pocket, and they judge your look, so you fuck you! Fuck you!
dance I want. Wanna see you the rest of what it's on. Your belly, time to test. Land it on the tile. Let's go like me. Your master for the crowd. Your wish to win pretty cool. Don't take all the wins and all. You don't realize that you are. Abbiamo già conosciuto Fabio Falcone e quella che è la sua professione. Oggi andiamo un po' più nel vivo dell'argomento. Parliamo di contratto discografico. Quanto è importante firmare un contratto discografico e cosa comporta? Allora, fino a qualche anno fa la firma di un contratto discografico rappresentava il punto d'arrivo della carriera di un artista. Però ti parlo di 20 anni fa, forse tu non eri ancora nata, eri davvero piccolina. Negli ultimi 15 anni c'è stata una prima fase nella quale la firma di un contratto discografico non era più il punto di arrivo, ma era il punto di partenza di una carriera. Quindi se firmavi un contratto discografico, sicuramente avevi diritto a una serie di privilegi che quel contratto ti garantiva, che ti permettevano in un modo o nell'altro di ottenere qualcosa nel tempo di validità del contratto. Negli ultimi anni, purtroppo, la tendenza è stata completamente stravolta. Oggi firmare un contratto discografico è... in sostanza vuol dire davvero poco o niente. E ottenere qualcosa, il qualcosa lo si ottiene non più con la firma di un contratto discografico, ma con le giuste operazioni di marketing e rientrando all'interno di determinati sistemi che un semplice foglio di carta non può garantire a nessuno. Quindi per tutti gli artisti emergenti che magari firmano un contratto discografico con un'etichetta indipendente sconosciuta, quella firma purtroppo ha un valore legale, ma fidatevi, non ha un grande valore per la vostra carriera. Quindi mi viene spontaneo farti una domanda. Cos'è che un artista deve sapere necessariamente prima di firmare un contratto discografico? La prima cosa che un artista deve sapere prima di firmare un contratto discografico è sicuramente chi si ha dall'altra parte della scrivania. Quindi chi è la controparte. Se è una controparte valida oppure se è uno che ci sta provando. Uno che magari non ha veri contatti nel mondo della discografia italiana. Se poi li ha questi veri contatti, quindi è una persona che realmente opera in quel campo, come si fa a vedere se una persona opera in quel campo? Basta informarsi sulla biografia della controparte, oppure andare a vedere dietro i bootleg dei dischi degli artisti famosi, se in qualche disco c'è il suo nome. Se dall'altra parte c'è un personaggio valido, bisogna andare realmente a vedere cosa c'è scritto in quel contratto, e soprattutto bisogna vedere cosa realmente c'è scritto in quel contratto, a cosa ti porta concretamente.
cioè non vuol dire niente, per esempio, ti faccio fare 3 album in 2 anni, come di solito c'è scritto in un contratto, perché se poi quei 3 album rimangono nella tua cameretta e non li ascolterà mai nessuno, se non che i tuoi 400 contatti su Facebook, aver firmato quel contratto in realtà non voleva dire niente. Quindi prima di firmare, informarsi su chi c'è dall'altra parte e poi capire realmente quel contratto a cosa ti può portare, magari parlando anche con una persona di fiducia che ti può consigliare. Beh, devo ammettere che l'ingenuità che ha colto me, sono sicura che coglierà anche tutti i giovani musicisti che si avvicinano al mondo dello spettacolo e che vogliono appunto avere un contratto, perché molte cose non sappiamo, non sa nessuno. Quindi possiamo dire che è giusto, è consigliabile farsi affiancare da qualcuno che ne sa di più. È fondamentale. Questo non vuol dire necessariamente andare in uno studio legale specializzato in discografia e domandare, no. Basta anche semplicemente informarsi parlandone a cena, in un aperitivo, su internet, con chi magari ne capisce, o anche con artisti che hanno una esperienza superiore a quella di un emergente. Quindi il famoso fratello maggiore, l'artista fratello maggiore, che magari ti può dire sì, quella persona ti può far arrivare lì, quell'altra persona ti può far arrivare in quell'altro posto. La cosa sicuramente importante è questa: oggigiorno, nel 2012, firmare un contratto discografico non vuol più dire avere successo garantito. Non è più così. Grazie Fabio. Niente, ti lascio al tuo lavoro, che è fatto sicuramente di tanti grattacapi che ti aspettano. Vado a scrivere una canzone e poi un contratto discografico. Ciao! Come in ogni puntata, non ci facciamo mancare i suggerimenti legali per attraversare in toto un lungo tragitto verso la musica. E come in ogni puntata, non ci dimentichiamo di rifarci il trucco e parrucco delle ultime tendenze. Ma certo che abbiamo pensato anche a voi maschietti, infatti andiamo subito dalla nostra favolosa Martina, che vi mostrerà come rifarvi gli occhi. Ciao a tutti amici di Music Style, siamo qui nel salone di Giuseppe Ottaviano per scoprire cosa ha da proporci per le nostre splendide ragazze questa settimana. Andiamo! Salve, ciao a tutti, sono Giuseppe Ottaviano, mi occupo di questo lavoro del coiffeur dal 1992. Per me cosa significa la bellezza? Significa stare molto vicino al campo della moda. Ecco che negli ultimi anni mi sono avvicinato moltissimo alla Milano Fashion Week, dove lì importiamo direttamente la moda e la riportiamo nei nostri saloni per proporle a tutti i nostri clienti. Oggi presentiamo le due bellezze emergenti di questa settimana. Presentiamo Sara e Gabriela. Su di loro andiamo a fare due acconciature ovviamente inerenti sempre al discorso della moda contemporanea, direttamente dalle sfilate. Siamo qui in compagnia di Sara Ballerini, 19 anni, Firenze. Sara, cosa fai nella vita? Pratico karate da 13 anni, faccio parte della nazionale italiana giovanile e ho vinto sia titoli italiani che internazionali. Insomma, è tosta. Su Sara ha dei bellissimi capelli ricci, veramente una bellezza mediterranea, la andiamo a enfatizzare in un'acconciatura raccolta, come ovviamente la collezione dice, con un volume sulla sommità, poi andiamo a stringere verso la parte venosa dei capelli con un bellissimo intreccio creato su tutta la sua lunghezza. Siamo qui in compagnia di Gabriella Covaci, 16 anni, di Cupello. Gabriella, cosa fai nella vita? Beh, studio teatro con il liceo scientifico Raffaele Mattioli e l'anno scorso abbiamo partecipato a Grosseto con la compagnia Teatro Instabile. Su Gabriela, una bellezza altrettanto interessante, con la sua bellissima carnagione chiara, la andiamo a enfatizzare facendo un raccolto stretto sui lati con una cresta e un fiore creato con i capelli. Ovviamente non i suoi capelli, ma sono dei capelli finti, applicati e creati tutto da noi. Gabriella e Sara, queste sono le ragazze della settimana. Votate. Se finì? Sì ragazzi, votate. La vostra musa nel look e nella bellezza. Vi ricordate quel malizioso regalo? Beh, Marco si è ripresentato da me per farsi perdonare. Non c'è riuscito un granché. Vediamo.
Oh, Ronnie. Insomma, l'altra volta me l'hai proprio fatta con quel regalino mancato, eh? Però devo dire che oggi hai un gran bel vestito. Eccoci nuovamente in compagnia di Andrea Romoli. Vai. Ciao Marco, ciao Andrea. No, vabbè, io in questa puntata guardi, io vai subito al sodo. Okay. Vai subito al sodo. Allora, aspetta un attimo, azione. Ciao a tutti, sono Andrea Romoli. Lo sapevamo. In questa rubrica parlerò di scusami. Ma non c'è scusami. Problema. Ciao a tutti, sono Roby Lines. Ma come? Ma come Roby Lines? Un DJ set della Madonna. Imita anche lui. Mi raccomando, modera i termini, sì, tranquillo. Se la canta e se la suona. Funziona con il calma, microfono? Dai. Sei? Noi sì e tu? Azione. Vai Andrea. Ciao a tutti, benvenuti a questa seconda puntata di Soul Food. Sì. Oggi vi parlerò della Italo Disco. Bene. Quindi un fenomeno che si è sviluppato parallelamente alla disco music in America, però ovviamente ha fatto le sue radici in Italia. Ok. La Italo Disco, appunto, è la scena che domina gli anni 80 e che diciamo traghetta l'Italia. Sì. A diventare uno dei più grandi esportatori di dance. Esportatori. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Quando la dance italiana influenzerà non solo i protagonisti. Interessante questo argomento della Italo Disco, eh? Come per esempio gli Snap, ma anche a modo suo ci parla di cose americani, come per esempio vi ne cito uno, gli Africa Bambata. Gli anni 80 italiani sono secondo me tanto prolifici al computer davanti, diciamo, le nozioni le prende super aggiornate. Correnti musicali diversissime e da toccare vari artisti. Ve ne posso citare. Sta digerendo. Devi stoppare un Va secondo. Va bene. Sì, no, non ce la possiamo fare tutta una tirata. Mi sono cavati due pensieri nello stesso istante. No, no, Marco, non può avere due pensieri nello stesso istante. Non ci si può. Allora, dimmi quando ci sei. Noi Adò. Sì. Vai. E tu? Gli anni 80 italiani sono tanto prolifici da circoscrivere correnti musicali diversissime, per esempio il pop italiano, il caso quindi delle origini della Italo Disco, che alcuni questa volta il nostro Andrea riesce ad esprimersi un pochino meglio, sta prendendo confidenza con le telecamere di Music Style e ci sta spiegando un sacco di cose interessanti sulle evoluzioni musicali. Abbiamo qui di fronte a noi Little Tony, che ci ha dato tantissime emozioni. Che tu vuoi bene, si apre proprio la Italo Disco con questo bellissimo pezzo, cuore matto. Aspetta, che secondo me adesso ho qualcosa da dire. Non può essere Andrea. Eccolo! Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Vai tutti con il ritornello! E, come dicevo, tocca il pop italiano e può toccare anche per esempio il synth pop, che comunque è un genere dove viene usato un po' più una tastiera chiamata sintetizzatore. Ed è il caso per esempio dei Mattia Bazar, che tra il 1983 e l'86 conquisteranno tutta l'Europa con un loro singolo famosissimo che si intitola I Feel You in inglese e I Ti Sento in italiano. E scusami un attimo, vai in pausa. Ma non ti preoccupare, ciao Andrea! Tu
metti a bazar con questa cantante, la prima, Antonella Ruggiero, che aprono proprio la musica della Italo Disco in Italia con questa canzone fantastica, Ti Sento. Il make-up anni 80 era molto forte, ma sai che... Ma dov'è? Dove sta? Ma chi è sto studio, Marco? Marco! Cazzo! No, Di eufemismi, eh? Va bene, scusato! Guarda, guarda di più in camera adesso, vai! Non è facile! Lo sappiamo, Andrea, ma noi ti adoriamo comunque! Come detto, tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare. Vado? Sì. 10% dei Double Exposure è stato uno dei singoli più venduti, sì, di quel periodo. Questa mm-hmm. notizia la dico perché inizialmente i 12 pollici erano parliamo usati, del vinile, diciamo, ragazzi. Erano usati solamente dai DJs. E Tom Moulton aveva cominciato a mixare due 45 giri in contemporanea, cioè usando la stessa canzone, ok? Quindi cercando di allungare di più il tempo, come ho detto prima, per far ballare le persone. E da qui oh, yeah. Comunque anche l'esigenza, no, di ballare in discoteca, in un luogo chiuso. E ricostruiva, quindi Tom Moulton ricostruiva completamente le canzoni e le sue creazioni, e elaborandole e remixandole semplicemente. Come? Rimandiamo indietro un attimo. Elaborandole e remixandole semplicemente su vinile. Ah, ora è chiaro, sì, sì. Scusa un attimo che... Va bene, Andrea, noi ti mandiamo un mega bacio e ci vediamo alla prossima. Devo capire cosa dire in 4 minuti. Che vi dicevo? Beh, non ci sconfortiamo, perché ora andiamo da loro, nel salottino un po' birichino. Ciao a tutti amici di Music Style e bentornati a questa nuova esilarante discussione del salottino. Oggi qui con noi ci sono due ospiti di eccezione che hanno scalato le vette delle classifiche mondiali, Cesare Marocco e Nicola Daniele. Inoltre abbiamo anche qui il nostro volto del salottino, Alberto Baiocco. Ciao ragazzi! E vi ringrazio innanzitutto di essere qui e benvenuti. Allora, partirei subito con la prima domanda. Chi sono i Night 7, ragazzi? Su, ritmo! Una coppia di giovani ragazzi sanzalvesi che si conoscono più o meno da una ventina d'anni e che un bel giorno hanno deciso di iniziare a fare un po' di musica insieme. E il risultato, insomma, è sotto gli occhi di tutti, visto che comunque ormai produciamo musica dance da quasi 8 anni, giusto? Bene ragazzi, allora noi di Music Style siamo abituati a farci raccontare dai nostri artisti un po' le soddisfazioni, no? Quando capita, come in tutte le cose, di gettare, che sia sull'orlo di gettare la spugna. Però questa volta lo faremo in maniera diversa, ve le elenco io, perché avete avuto una serie di riconoscimenti e quindi è facile da sapere. Se non sbaglio, correggetemi, eh? Se sbaglio, allora... avete iniziato i Night 7 nel 2005, giusto? Tu lo sai? Io più o meno. Ok, fino ad arrivare alla prima grande soddisfazione, alla prima grande affermazione internazionale nel 2007, su etichetta del... Tool Room. No, è suonare da un sacco di anni. Io ho la fortuna di conoscerli, noi ci conosciamo come amici dall'epoca del liceo, diciamo. Sì, per le varie feste, serate e quant'altro. A livello professionale loro possiamo dire che sono partiti dal 2005. Prego. Quindi insomma, dopo questa, diciamo, etichetta del Tool Room, si è avverata questa successione, questo susseguirsi di riconoscimenti avuti, tra l'altro di valore. Ma si sente in giro, se lo possiamo dire, credo, che la Defected, fermatevi se non si può dire, vi ha delegato il mixaggio di una traccia vintage, o sbaglio, me ne volete parlare?
Allora, diciamo che abbiamo dall'estate scorsa il nostro disco, tra l'altro portato, che è questo. Bellissimo. Che era facciamo vedere. Era uscito in estate su questa etichetta della Noir Music, che è l'etichetta con cui noi solitamente lavoriamo, non me lo rovinare. E questo disco è stato licenziato dalla Defected, con la quale abbiamo iniziato quindi un rapporto lavorativo da settembre, e adesso usciranno due nostri singoli su Defected, e in più uscirà questo remix di un grande classico della musica house del 99, che è It's Your di John Carter, magari un po' complicato da capire per chi non è nell'ambiente, comunque diciamo che è un riconoscimento per chi conosce l'house music. Beh, niente di meno, niente di meno, devo dire, ragazzi. È un riconoscimento molto importante. Ci fa onore essere vostri compaesani. Quindi, ragazzi, voi vi occupate, anzi, voi siete quella buona musica che purtroppo, e dico purtroppo, sta andando man mano scomparendo nella nostra zona, diciamo, nelle nostre abitudini. Perché questo? Ma scomparendo, dai, non siamo così tragici. Diciamo che comunque è un movimento di... Non è veramente capita. Ma guarda, è un po' come il film del mercoledì d'essere al cinema, cioè nel senso che comunque sono comunque per una nicchia di persone e di conseguenza è giusto che sia così. Nel senso che comunque non è un genere musicale che ha l'ambizione di essere capito dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, perché in quel caso sarebbe riconosciuto come commerciale. È come i vini, no? Non mi interrompere. No, io poi dopo gliela do volentieri la parola, perché anche lui insomma è sempre nell'ambiente. Sì, sì. Quindi diciamo che insomma nulla di diverso da come funziona nelle altre parti del mondo. Cioè, nel senso che comunque è un genere underground, di conseguenza è una cosa che non può essere elargita, nemmeno forzata, però comunque esatto, in ogni caso noi siamo troppo abituati allo stile commerciale, perché non viene visto in modo esaltante. No, non è che siamo abituati allo stile commerciale, è che comunque la maggior parte delle persone vogliono quello stile. Cioè, per dirti, è come andare a comprare la pasta del Lidl piuttosto che, non so, la pasta trafilata al bronzo. Cioè, nel senso, quella pasta esiste. Se la maggior parte delle persone non vogliono comprare quella pasta ma preferiscono un'altra, sono scelte. Beh, è anche vero, però, che comunque la situazione del clubbing in questo momento, in questa zona, non c'è. È abbastanza assente in generale, cioè non è un discorso legato solo a quello. Esatto. È un discorso legato al fatto che purtroppo il momento è quello che è da un punto di vista economico. Gestire un locale o comunque gestire delle serate, e noi qui l'abbiamo anche fatto, non è diventato semplice sia da un punto di vista burocratico sia da un punto di vista dell'accanimento delle orari. Forze dell'ordine, sugli orari, sì. Sul servizio d'ordine, insomma sono una serie di problematiche, una serie di norme che in questo momento purtroppo portano l'Italia a uno degli ultimi posti in assoluto. Sì, sì. Cioè, l'Italia è in stallo, cioè è una situazione proprio di stallo, cioè nel senso è un po' tutto, diciamo, fermo, no? A prescindere magari, come dicevi prima, i locali commerciali, cioè quella classica musica che sente magari in radio, nelle pubblicità, cioè in tutto ciò che è commerciale realmente, cioè in tutto ciò che ci viene dato come pane quotidiano attraverso i media, televisione e quant'altro. Quindi in automatico come loro, cioè come se quando si va in un supermercato e ci sono, come diceva lui, la pasta, è così, cioè il vino, altre cose. È come il vino, proprio, no, c'è supermercato, no, c'è però, beh, l'esempio del vino facciamolo, che forse... Ci sono tanti generi, no? Allora loro vengono da una sorta di realtà, di casa discografica e quant'altro, di situazioni, di eventi, che sono molto, diciamo, c'è molta più qualità. Cioè non c'è un lavoro che più forte dietro, che spazia in tutto il mondo, diciamo, perché cioè, quello che fanno loro non è che vanno a fare la serata magari solo in Italia, ai classici localetti o in giro per le classiche discoteche, no. Qua si parla di ragazzi che partecipano a eventi in tutto il mondo, in realtà grandi, cioè, è quello che magari in Italia si è perso un po', il clubbing, che magari nel resto dell'Europa perlomeno c'è. In Italia restano più gli eventi, il clubbing ce ne sono, possiamo dire, pochi. Sì, diciamo, cioè, la differenza, cioè, in Italia non è la differenza è quella, nel senso, ad esempio,
ci sono posti nel mondo dove funzionano i festival. E per organizzare un festival in Italia, adesso li stanno facendo, è arrivato anche il Time Warp, sono arrivate delle realtà importanti, ci sono posti nel mondo dove quelli sono, sono eventi che muovono delle situazioni economiche, delle sponsorizzazioni, delle cose che noi in Italia adesso stiamo iniziando a capire, ma comunque è un genere di cose che porta anche un'economia, e un'economia che in Italia a volte non viene neanche differente. Capita. Perché come dicevo, cioè non è il classico DJ che magari si limita a prendere i pezzi, a suonare il disco. A stile disc jockey. A stile disc jockey. Qua si parla di ragazzi artisti, è quello che tornavamo a dire. Che vi invidiamo, vi rivogliamo. Cioè, che la maggior parte di questi ragazzi, come sono loro, come sono gli altri ragazzi che lavorano con loro nella loro casa discografica, nei loro progetti, sono tutti ragazzi che nella maggior parte dei casi si creano loro i pezzi, quindi c'è una forma proprio di arte-lavoro applicata a quello che è poi il lavoro del DJ, diciamolo in quel modo. Quindi è normale che in quegli ambienti, come potrebbe essere identificati in un luogo, come potrebbe essere un locale, un club, la realtà appunto qua è difficile farla affermare. Perché noi l'abbiamo provato a fare, l'abbiamo fatto quest'estate. Sì, ma infatti tu, lo diciamo anche, sei stato il direttore artistico un pochino delle serate, di quelle purtroppo poche serate che ci sono state garantite. Quest'estate, in un locale che ormai lo sanno tutti, quindi ci permettiamo di dirlo, non è che ci abbiamo bisogno di fare pubblicità o quant'altro. No, però insomma hai esperienza. Faccio un esempio semplicissimo, quello che abbiamo fatto noi quest'anno alla Ciucquella, quest'estate, che non ho fatto niente di che, perché magari se non li conoscevo magari non sarebbero nemmeno venuti. Quindi, il discorso che abbiamo fatto, anche usare, perché venerdì proporre un tipo di musica come quella che fanno loro, senza vocalist, senza quell'inflazione di strumenti che ormai affliggono la serata commerciale o altro, è stata anche un po' una scommessa, una no? Scommessa. Cioè, una scommessa, però abbiamo avuto, che tutti i venerdì comunque sia la gente veniva, ballava. Il fatto che non ballava soltanto, le persone stavano bene anche semplicemente ascoltando quel tipo di musica. Può essere che vengano boigottate certe situazioni, oppure non si creano proprio certi eventi perché non si riesce ad avere un ritorno economico quantità di orari, di ore, di danza proprio. Non hai il tempo da dare alla persona di sorseggiare un cocktail e di fare un rientro economico. È un discorso legato a 10.000 fattori. Una serata in discoteca purtroppo in Italia inizia alle 2, la gente va a ballare alle 2, all'estero la gente a mezzanotte già è pieno, è fuori. Sono una serie di abitudini legate a un discorso di legislazione che comunque è diventato molto duro in Italia, ma non è che all'estero non lo è, l'abitudine cultura. È sbagliata, è una questione di abitudini, perché la gente va a ballare tardi. La gente va a ballare in discoteca per acchiappare, non va a ballare in discoteca per sentire la musica. Tende a fare un pre-serata, quindi a bere in un altro posto e quindi non c'è ritorno molti economico. Molti bar sono diventati discoteche. Del locale. Quindi il problema è legato a 100.000 fattori, e soprattutto la discoteca non offre più quella qualità che offriva 20 anni fa. E quindi molta gente, anche più adulta, preferisce non andare più in discoteca perché non c'è più la qualità da bere. Quindi non si buona. Può neanche più offrire però quella buona musica che date voi. C'è stato qualcosa in particolare che vi ha proprio garbato, diciamo così? Raccontateci qualche esperienza di... A parte che, ora lo dico, moltissimi media sappiamo benissimo che vi definiscono uno dei team della scena proprio tech house mondiale. Cioè siete i migliori, lo dicono molte radio, mi sono informata. Non esagerare. Forse non sono stati pagati. No, uno dei team italiani migliori, non ho detto i migliori, uno dei team migliori, prendetevelo perché ve lo meritate. L'Italia ha avuto dei grandi DJ come Coccoluto, Ralph, no? Che oggi hanno 55 anni. Oggi avranno dei figli, e non ha avuto una scena intermedia di DJ perché non c'è stato il modo, non c'è stato... lo sviluppo del clubbing nel modo giusto, no? Quindi magari tranne, non lo so, tipo Luca Agnelli o Emanuele Inglese, che sono venuti fuori comunque da scene molto diverse o comunque spinti da dei media molto, un po' tranne ricamate. Loro non c'è una nuova generazione di DJ che è venuta fuori in Italia, è la realtà. Ragazzi, mi dispiace tanto, però le curiosità non soddisfatte ne sono molte, purtroppo il tempo è poco, quindi dobbiamo chiudere qui.
Magari ci vediamo in qualche evento che a breve organizzerete con tanta sollecitazione. Allora, dove sarete prossimamente? Ditecelo, dai. Allora, sabato a Londra. Eh sì, veniamo proprio lì, guarda. Poi, siamo tutti a Londra. Sabato che giorno? In zona. Diciamo, ci saranno non si dice quest'estate. Unica data in Italia a febbraio, il 13 febbraio. Zoo generale a Milano. Ok, va benissimo. Magari per chi si trova in quel momento lì, ci saranno i nostri Night 7. Allora ragazzi, vi ringrazio moltissimo di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Posso, ci vado pure io. Vengo con te. Ringraziamo anche il nostro volto del salottino, Alberto Baiocco. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Il battito del talento che in ognuno di noi è esploso. Seguiteci, iscriveteci e commentate come avete già fatto in molti. Lo potete fare alla pagina Facebook di Music Style o alla mail musicstyle.talent@gmail.com. Ciao! Voglio stare con te, senza troppi perché, ho bisogno di vivere solo con te. Fai la gentilezza del continuo, questo qua a scuola, ci sono cazzo di Ciao Camilla, cappuccino? Sì, grazie. Come va la vita? Bene, quando ci sei tu. Non ti sposti per favore, grazie. Buongiorno. Ma che ha? Mi sarò morta la tartaruga. Si gioca, giochiamo. Sorriso per un'anima in più, sei tu. Ora che il tempo ha deciso che il mio tempio sei tu, per me. Ora che l'alba ha più senso per un giorno di più, con te. Ora che basta un istante per sentire che sei in me. Non occorre cercarti altrove, non mi basta sentire il dove, forse il solo rimedio è vivere questo amore che riempie il vortice. Un minuto per spiegare il perché di te.